Pino Michele Pierguidi, un caloroso e cordiale benvenuto a voi tutti, gentili ospiti, che salutate il calcio storico fiorentino con il vostro affettuoso applauso. Ecco il gonfalone, vai. Gonfalone, il gioco del calcio fiorentino trae le sue origini dal gioco della palla preso presso i greci. Gonfalone. In seguito presso i romani che lo chiamavano Arpasto. A Firenze il calcio veniva giocato sino dai tempi più remoti. Oltre al periodo di carnevale, anche nelle più svariate ricorrenze e avvenimenti, e costituì uno dei principali spettacoli per il popolo di nobili nel periodo medicio, quando veniva chiamato calcio in livrea. Ma la partita di calcio alla quale si ispira l'attuale rievocazione venne giocata il 17 febbraio 1530 proprio in questa piazza, quando Firenze era assediata dalle truppe imperiali tra due squadre, una di colore bianco che simboleggiava l'ideale di libertà dei fiorentini e l'altra con il colore della speranza, il verde, che distingueva la milizia cittadina. Non ci è dato conoscere chi vinse quella partita, forse volutamente il cronista tralasciò di documentarsi, accumulando così vincitori e vinti nel ricordo del comune beffardo comportamento a dispetto del nemico. Il torneo storico, composto da oltre 500 personaggi in costume, rappresenta l'esercito fiorentino di calcianti che, nonostante l'assedio, con puro spirito fiorentino vollero giocare la partita a scherno del nemico assediante. Tra poco, gentile pubblico, assisteremo alla contesa tra i calcianti verdi di San Giovanni e gli azzurri di Santa Croce. Boia! Ed è tradizione che ogni partita del calcio storico fiorentino verdi sono quelli, qui, gli azzurri sono là. Riguardo, presente in tribuna d'onore in qualità di magnifico mestiere. Quest'oggi il magnifico mestiere è uno di noi, un grande mister, un grande uomo con il cuore viola, Emiliano Mondonico. Il calcio storico fiorentino e il comune di Firenze, con lo squillo delle chiarine, danno inizio alla rievocazione storica con l'ingresso nella piazza del corteo storico della Repubblica Fiorentina. Signore e signori, buon divertimento! Ecco. Entra in campo il gonfalone di Firenze. Gonfalone Firenze. Il rosso in campo bianco, portato dalla famiglia di Palazzo, composta da mazzieri con le masse d'argento fiordalizzate, dai trombetti e dai fanti. Tutti in divisa rossa e bianca dell'ultimo 400. Seguono i sergenti degli otto, in corazza e borgognosa piumata. Erano i soldati di polizia agli ordini del magistrato di Otto e di Pavia, che dovevano tutelare la sicurezza e la credibilità. Hai visto quanti costumi? Erano quelli sono costumi, no? Con il nome di Pirri. Segue l'arauto della signoria, l'aristocratico che rappresentava pubblicamente il governo fiorentino e oggi impersonato dal marchese Umberto Bartolini Salimbeni, patrizio fiorentino, che prima della partita leggerà e consegnerà al magnifico messere il suo grido. È seguito dal bandieraio che reca l'insegna personale dell'arauto.
segue il maestro di campo. Era l'ufficiale che organizzava e dirigeva il torneo con competenza e giustizia. Durante le partite con la spada sguainata. Quello lì ha parato. Oggi è impersonato da Simone Baggi ed è scortato da due cornette di cavalleria, così denominate dal nome della piccola insegna quadra chiamata cornetta che doveva portare in battaglia. Seguono i capitani di battaglia. Entra in campo il capitano di guardia del distretto del contado, ufficiale al quale era affidato il comando delle milizie che dovevano proteggere tutto il territorio del contado del distretto fiorentino, che portano a e inoltre responsabile del consegno delle milizie. Fila il gruppo dei bandierai, portano le insegne della Repubblica, croce bianca in campo rosso, della parte guelfa, aquila rossa in campo bianco e artiglia un drago verde, della Chiesa, due chiavi d'oro in campo rosso, dei priori della libertà, insegna azzurra con scritta libertà, e del comune, scudo partito di bianco e rosso. Ecco il pallaio, porta i palloni con i colori delle squadre che scenderanno in campo. Oggi i colori sono il verde e l'azzurro. Segue il giudice commissario ed ufficiale che segue lo svolgimento del gioco, all'autorità di convalidare o meno i punteggi ora, e comanda ai compartieri lo sparo delle colline a convalida delle casse segnate. Dura questa volta. Dura. Il giudice commissario è Paolo Minerva, è seguito dai tre arbitri. Uno di loro rimane sul terreno di gioco a dirigere la partita, mentre gli altri due affiancano e coadiuvano il maestro di campo. Gli arbitri sono seguiti da 8 giudici di campo che stanno ai margini del terreno di gara. Con funzioni analoghe a quelle dei moderni segnalini nelle partite.